Salve a tutti ragazzi e buona serata e benvenuti in questo tutorial che vi farò vedere come se la vostra PS4 è praticamente non l'avete mai pulita, non avete mai fatto la pulizia delle ventole o interne, come si smonta, come si pulisce e soprattutto come si rimette questa, la pasta dissipatrice. Ok? Quindi vi farò vedere questo sistema che è molto utile. Questo è molto utile perché succede spesso che i LED che sono posizionati qui, come vedete qui ci sono tre LED, adesso non so se si vede da lì, ma ci sono tre LED. Questi LED, secondo come si accendono, ecco, escono qui praticamente. Vedete questa parte in plastica trasparente? Funzionerebbe, diciamo, da fibra ottica, la stessa funzione praticamente, diciamo, perché viene illuminata e illumina tutta la parte come farebbe effetto fibra ottica. E quindi questo, stando qui, sarebbe la striscia questa che voi vedete illuminata di azzurro di solito o quello che sia il colore che lampeggia. Quindi ragazzi, allora molto semplice aprirla, quindi molto semplice, adesso vi farò vedere come. Allora, io ho fatto questo. Allora, ho tolto praticamente, adesso ve lo faccio vedere nei dettagli. Allora, questo ragazzi è in questo modo, viene messo in questo modo. Vedete qui? Allora, mi metto un po' in avanti, ok. Allora, è in avanti, così, è slide un pochino e poi va pigiato giù. Allora, per toglierlo, ragazzi, cosa ho fatto? Non ho fatto altro che togliere queste due parti all'inizio. Ad esempio, questa è completamente slide, quindi guardate, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Quindi questa, eccola, è così. È slide in questo modo, verso diciamo la parte, questa è la parte dell'hard disk dove è posizionato, verso la parte della plastica in avanti. La prima cosa che dovete togliere, ragazzi, è questi due sigilli che sono qui, eccoli, ok, che sono posizionati qui. Quindi qui ci sono due sigilli, in questo caso non ci interessa perché poi la garanzia, ad esempio, io me la faccio da solo, quindi non mi serve la Sony. Ok. E qui ci sono due viti, una e due, che già l'ho tolte, ok, tanto comunque sia questa, poi se serve l'ho già tolta. Per adesso serviva solo quella sopra, però poi tolgo anche questa. Che sono queste viti qui? Queste viti qui, ragazzi, eccole qui, sono Torx, ma sono forellate, cioè nel senso che dentro c'è un altro pezzettino di, non so se si nota, al centro c'è un altro, vediamo, al centro c'è un altro, vedete, eccolo qui, questo qui è tipo un pezzettino di ferro, diciamo, posizionato al centro, che esce dritto così praticamente, esce dritto così, ecco, ve lo metto in grande, ecco così, in questo modo. Quindi cosa succede? Se voi mettete la Torx, questa chiave normale, questo cacciavite normale che qui è piatto, non è forellato al centro, non ci va. Questo perché? A meno che non rompete con un cacciavitino la parte interna, se no non ci va. Allora, per evitare questo, io cosa ho fatto? Ho preso uno dei cacciavitini che è ottimo, ragazzi, quello che si usa per i cellulari, quelli che vi inviano, è spaccato, eh? È spaccato, ma è quello che vi inviano per i cellulari. Sapete, quando comprate un cellulare, un display, vi inviano quei cacciavitini, ok? Se lo mettete qui è preciso per svitarlo e bypassi praticamente senza rompere l'aletta, quella che sta al centro praticamente. Ok, quindi vedete, lo aggancia tranquillamente. Farete un po' di forza con due mani, però si svita. Così non rovinate a meno che non avete un Torx di questo genere, una chiavetta di questo genere. Che è particolare, io ce l'ho ragazzi, però no, non a cacciavite, è la classica fatta L e ci voleva molto tempo. Allora faccio in questo sistema per fare prima, ok? Poi prenderò una Torx fatta in questo modo che è forellata al centro, ok? Allora, tolte queste due viti, cosa farete? Tolte queste due viti che sono da questo lato, questo slide farà così, tac, eccolo qui, e si toglie, eccolo qua. Il primo pannello è tolto. Qui è dove l'hard disk è posizionato. Se uno deve soltanto toglierete questa vite, l'hard disk poi si toglierà, ok? A me serve smontarla tutta, quindi cosa ho fatto io? Allora, ho tolto le due viti, ok, questo una volta tolto da questo lato, in avanti, ecco qui l'avviciniamo un attimo ragazzi, così ve la faccio vedere meglio, ok, da questa parte dove la mano in avanti si alza, sì, è slide un pochino indietro e si toglie, e anche questo qui è tolto. Ah, ragazzi, scusate, allora ci sono due viti, eccole qui, scusate, altrimenti poi mi dimentico, apposta io. Faccio per fare più dettagliato possibile. Ci sono due viti, eccole qui. Sono queste, una e due. Sono una qui da togliere prima e una qui. Ok? Qui ci sono due viti, una e due. Ok, tolte queste due viti, che sono queste qui con lo stesso sistema, vedete?
del cacciavite che ho fatto vedere con questo cacciavitino qui spaccato, mi raccomando, le toglie tranquillamente. Ok, una volta tolte le viti, alzate qui e slide e toglierete anche questa parte. Ok, adesso ragazzi, vi farò notare subito una cosa che si nota. Guardate il processore con che cosa si tiene, cioè con questa aletta. Praticamente, che è la semicurva sicuramente, che è tipo la Xbox usava questo sistema, ragazzi, ma era croce almeno, era più resistente. Qui è solo una, ragazzi. Cosa succede? Tolte queste due viti, sotto c'è il processore con la pasta dissipatrice. Pensate un po', ragazzi, cosa sostiene? Soltanto questa qui. Ma ragazzi, ci stiamo prendendo in giro o no? Ma mettete due belle viti, come si dice a Roma, belle tirate bene. Ok, una cosa che spinge molto, un bel dissipatore. Ma è normale che succede questo, ragazzi. Io dico, questi ingegneri della Sony non lo so che cervelli hanno, cioè, magari per questioni di spazio, per questioni economiche, non so perché, ma comunque, se no, come dice sempre le Iene, che le Iene dicono il vero, infatti è vero, che gli oggetti dopo 2 anni li butti e vanno fuori garanzia, ecco qui si rompe l'oggetto, la roba è diventata usaggetta. Allora, siccome che noi siamo tutti, non, ecco, non dico la parola, altrimenti loro si pensano che noi siamo tutti così, dei C, per non dire la parola. Ok, allora cosa succede? Che dice tanto, ma diamogli a mangiare questa roba, loro tanto questi si prendono tutto. No, ragazzi. Allora, cosa ho fatto? Sapendo che può succedere questo lavoro e gente che mi ha contattato, logicamente, che dopo, ad esempio, dopo 4 settimane, cioè un mese, ragazzi, che l'ha acquistata, gli è già successo il LED che lampeggia, il LED che una volta era arancione, adesso è blu, no? Cosa succede? Mi contatta e mi contatta, guarda, l'ho mandata in assistenza, ma la Sony 3 mesi, cioè 3 mesi per fare questo lavoro. Se dice, allora, se ti dice bene è 1 mese, diciamo, se dice bene, se no 3 mesi, tutta l'estate senza PlayStation. Cioè, ragazzi, 3 mesi di PlayStation per fare questo lavoro, che poi una volta che fai il LED devi fare un altro sistema, è complicato. Allora cosa facciamo? Io anche quella nuova che adesso io ho acquistato, che è la Pro 4K bianca, farò la stessa cosa subito, appena comprata la smonterò e farò lo stesso sistema. Perché? Perché già so che nella pasta dissipatrice, primo, non è questa qui, ma è quella che mettono loro e ce n'è proprio, ragazzi, così, cioè, ecco, così, ecco, come si vede lo spazio nel mio, cioè, niente. Invece di metterci una bella pasta messa bene, spalmata bene, ok, ragazzi? E poi questo tipo qui che ho io rimane sempre morbida. Se mettete quella grigia, quella sembra alluminio, sembra sì, sono belle all'inizio, sì, finché non si seccano, poi col calore si seccano, ragazzi, dopo qualche tempo si cominciano a crepare, fanno delle crepe, dove c'è la crepa non c'è più dissipazione, perché non tocca più. Quindi, ragazzi, ste paste, insomma, alla fine, guardate, ragazzi, io ho usato sempre questa, la prendo qui in zona, costa 20,50 euro questa siringa, ma va alla grande. E non è la classica pasta bianca questa è a base d'argento. Questa non è la classica pasta bianca. Quindi sembra, ma non è. Ok? È leggermente infatti color avana sul grigio che si vede che c'è. Non è proprio completamente bianca come il tavolino, ragazzi. Quindi è proprio un altro tipo di pasta. Costa, però è buona. Neanche tanto per quello che fa. Perché raffredda davvero. Io ho testato sui PC, su tutto 10 gradi. Minimo 10 gradi mi raffredda. Quindi è molto molto buona, ragazzi. E quindi faremo subito, adesso andremo a togliere tutte le viti per togliere il pannello, questo qui di metallo, poi controlleremo anche, dato che ci sono comunque sia, la batteria a tampone o quello che sia, se usano la batteria, diciamo, a tampone interna, e la controlleremo, daremo una revisionata. Allora, questa PlayStation, ragazzi, è del canale The Avators, che me l'ha inviata, quindi che vi invito a passare sotto il suo canale, quindi ragazzi, comunque metterò anche il link in descrizione. Questa me l'hanno inviata come gli oggetti, ad esempio molti oggetti, iPhone 6, ad esempio dal Piemonte o quello che sia, mi inviano parecchi oggetti da riparare, per farvi esempio, e io mettendo anche apposta ho messo anche la pubblicità, come avete visto, diciamo una piccola pubblicità che poi è per molto economico comunque, ragazzi, e il canale The Avators, che sono collaboratori molto bravi. Comunque bravissimi, ecco, mi hanno inviato la Play appunto per fargliela. E io gli farò questo perché frizzava, ragazzi, frizzava molto. Ma perché? Allora, guardate, ragazzi, io ho dato una pulitina interna e è uscito questo. Vedete? Questo tipo di laniccia. Questo tipo di laniccia starà sicuramente anche interno alla ventola. Perché anche se voi la pulite, ragazzi, se
Sì, a meno che non avete un compressore bello potente che soffiate nelle alette qui, allora esce tutto. Quello che dico sempre, ragazzi. Quindi ogni mese, se potete ogni mese, no anche ogni due, massimo tre, di soffiarla spesso perché la polvere si accumula. Quindi soffiatela bene nelle lamelle qui, nei radiatori, dove uscirà la polvere e sarà molto raffreddata. Comunque, se fate questo sistema in anticipo è molto meglio, così non succederà mai niente. Perché oltre a fare questo sistema, oltre a fare, diciamo, raffreddarla con la pasta dissipatrice messa bene e oltre a soffiarla, andrà alla grande, ragazzi. Ok? Ragazzi, io farò adesso una seconda parte e quindi, ecco, ho detto tutto quello che dovevo dire e andremo avanti con la seconda parte. Grazie a tutti, gentilissimi. Ci vediamo nella seconda parte del tutorial.